Avvocato Montalto, ci spiega un po' la situazione di oggi e in generale qui a Sesto San Giovanni. Allora, in generale a Sesto San Giovanni abbiamo un'amministrazione di destra che credo abbia il record nazionale di condanne giudiziarie per condotta discriminatoria. Dal 2017 hanno escluso sostanzialmente tutte le famiglie non italiane dall'assegnazione delle case popolari. Pretendevano certificati esteri di impossidenza di proprietà immobiliari al paese d'origine, impossibili da produrre, e quindi il Tribunale di Monza e il Tribunale di Milano li ha condannati per questa richiesta del tutto contraria all'articolo 3 della Costituzione. Le altre due condanne le hanno prese per avere tolto i fondi per il sostegno aggiuntivo dei bambini disabili nelle scuole. Cito sempre questi due esempi perché che cosa ci dicono? Ci dicono di una politica che ha disprezzo per la fragilità e per la povertà. E non è il primo agli italiani, perché ad esempio i cittadini che sono stati danneggiati insieme ai loro figli con problematiche sono per la stragrande maggioranza cittadini italiani. Quindi quel loro motto del primo agli italiani forse andrebbe cambiato in prima agli italiani ricchi, perché il progetto politico è l'espulsione dalle città dei ceti popolari, dei lavoratori a basso reddito. Questo succede a Sesto, così come a Milano, governato dal centro-sinistra. C'è l'adesione fideistica alle logiche del mercato. Che cosa porta questa adesione fideistica? Ad avere un monolocale a 800-900 euro al mese più le spese. Una speculazione che supera di gran lunga il tasso d'usura. Quindi poi abbiamo situazioni come questa a Sesto, dove ci sono 600 sfratti da eseguirsi, con un'amministrazione comunale che da un lato sfratta direttamente le sue famiglie demolendo le politiche delle precedenti giunte di centrosinistra, che cercavano una soluzione anche reperendo alloggi privati in città. Anche il camion è di destra che passa. Centro-sinistra nel 2013-2014 aveva recuperato un centinaio di alloggi privati in città, li aveva acquisiti, e quando una famiglia veniva sfrattata aveva diritto alla casa popolare, ma la casa popolare non c'era, assegnava in sublocazione questi alloggi privati. Che cosa ha fatto la giunta di destra? Sfratti per finita locazione a tutti i suoi cittadini che avevano avuto assegnati queste case. Quindi metti insieme una politica che vuole espellere direttamente i suoi cittadini a basso reddito dalla città, un mercato che necessariamente sta espellendo Milano, Roma, Napoli, Torino, Sesto San Giovanni, i lavoratori a basso reddito dalle città, e situazioni come quella di stamattina di una signora rifugiata politica con due minori che non hanno neanche 7 anni, che ha sempre lavorato, che ha sempre pagato l'affitto, che nel 2019 causa Covid ha perso il lavoro, non ha potuto pagare il canone, ha fatto tutte le domande di casa popolare, tutte accolte, in buona posizione utile per l'assegnazione, accolta la morosità incolpevole, quindi ineccepibile, e un'amministrazione che dice non chi se ne frega, nei fatti sì, che due minori finiscano in strada senza una soluzione pubblica sembra non interessare all'amministrazione, che è un fatto estremamente grave e anche fuori legge. Abbiamo depositato un ricorso all'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, perché non esiste, credo, un comune in Italia che si rifiuti di approntare misure emergenziali per non lasciare in strada dei minori. Quello che sta succedendo a San Giovanni. Ricordo solo, un anno fa i due figli del signor Mohamed sono stati sfrattati da una casa in sublocazione di quelle date dal comune, e da un anno sono senza una casa. A luglio 3 minori sono stati sfrattati e il comune non ha fatto nulla. Il 25 settembre è stata sfrattata una signora con la figlia di 11 anni e nulla ha fatto il comune. Questa è violazione dei diritti umani. Aspettiamo l'ONU, ma l'ONU lo dirà che c'è violazione dei diritti umani, come i tribunali hanno detto che c'era discriminazione. Manca la politica, o meglio, c'è e opera per espellere dalla città i lavoratori a basso reddito con i loro figli. Avvocato, voi avete un sindacato abbastanza combattivo qui a Sesto San Giovanni. Riuscite a mobilitare la popolazione o troppo poco? È sempre troppo poco. Oggi abbiamo ovviamente una situazione con un nucleo di famiglie presenti
con le forze d'opposizione della città presenti, con le associazioni della città presenti, con i centri sociali presenti, un insieme, diciamo, di soggetti che hanno una cultura per la quale ogni vita umana ha un valore, ma sempre troppo poco. Questa è una fase storica, se non di rassegnazione, di disillusione totale. Sembra che abbiamo perso proprio i parametri dell'ABC umana. Ci si schiera amico nemico, la vita di un bambino palestinese vale meno della vita di un bambino israeliano o viceversa, senza capire il concetto che se non ci muoviamo tutti con una dimensione umana di rispetto della vita umana, prima o poi capiterà a tutti. Avvocato, oggi come terminerà? L'avvocato giudiziario non è ancora arrivato, cosa prevede? Probabilmente l'esistenza di un sindacato ancora di classe come l'Unione Inquilini, la presenza delle forze di opposizione, delle associazioni e delle famiglie produce sempre un risultato e l'attività giudiziaria connessa. Per cui dalla probabilmente prefettura, dalla questura, hanno deciso di non far arrivare come nelle scorse settimane i blindati con gli agenti antisommossa. Quindi probabilmente oggi ci sarà anche un rinvio, ma il problema politico rimane lì. Se hai un'amministrazione che si vanta di avere decine di milioni di euro in cassa e non investe neanche 100.000 euro per sistemare in un albergo, in un residence, i bambini che vengono sfrattati, logicamente qui il problema è solo che è rimandato. E la preoccupazione è che queste politiche di discriminazione e di esclusione sociale producono certo insicurezza sociale.